crescere insieme è il senso di VIP Bari, Viviamo in Positivo. Un folto gruppo di volontari clown che negli ultimi anni, e precisamente dal 2006, ha invaso il capoluogo pugliese di tanti nasi rossi. VIP si occupa di promuovere e divulgare valori di gioia, solidarietà e crescita attraverso la terapia del sorriso. Allora, VIP Bari Onlus è un'associazione che su Bari si occupa di clown terapia. È un'associazione federata, infatti ci sono ben più di 40 sedi su tutto il territorio italiano, facente capo a VIP Italia Onlus. Noi prestiamo servizio presso diciamo, i reparti del Policlinico, i reparti pediatrici del Policlinico e del Giovanni XXIII. La nostra associazione, oltre a questo, si occupa comunque di attività di clown terapia, non soltanto i corsi, ma siamo attivi anche diciamo, in altri ambiti, laddove comunque c'è disagio, laddove ci chiamano, laddove c'è emergenze. Abbiamo fatto attività presso asili, case di riposo, orfanotrofi, insomma, e altri contesti. Quindi il taglio è trasversale dell'associazione. Nonostante la clown terapia, l'attività in corsia di clown terapia sia la nostra attività principale, agiamo comunque anche in altri contesti. Qual è la gioia più grande dell'essere volontari VIP? La gioia più grande dell'essere... Ma sai questa tu? Perché io l'ho preparata. La gioia più grande di... Beh, sicuramente regalare gioia. Divertire e divertirci. Basta. Di chi? Divertire. Sì. Sì. Divertire. Divertire. Sì. Da quanto tempo sei volontario VIP? Mi pare tre anni. Come mai hai scelto di diventare volontario VIP? Ecco, diciamo, allora, questo è complicato. Praticamente, un po'... un po' pagliaccio ero da prima, diciamo. Però poi, da prima ero un po'... No, diciamo, quello è cresciuto col tempo. Però comunque, diciamo... C'è un motivo? Avanti, uno. Non c'è un motivo in particolare. Poi diciamo che li ho trovati e ho detto questo è proprio il posto ufficiale dove devo stare. Ecco. I volontari clown di VIP Bari portano allegria, colore, sorrisi nelle corsie degli ospedali di Bari, ma non solo. Negli anni l'associazione ha visto i suoi volontari operare in case di riposo e orfanotrofi, avvicinarsi in differenti contesti ai disabili, entrare in contatto con scuole e luoghi di formazione. La clown terapia oggi viene considerata una sorta di chiave universale per riuscire ad attraversare diverse situazioni di disagio e sofferenza, riuscendo a colorarle e a darle loro, a volte, un significato diverso.